Oggi vediamo come marmorizzare un oggetto. Marmorizzare vuol dire colorare con delle venature di colore più o meno come sono i marmi. Per questa tecnica utilizziamo dei colori specifici che qui vedete in primo piano e che adesso Barbara ci fa vedere ancora più da vicino. Ecco qua, questi colori servono proprio per questa tecnica. Oltre ai colori, che sono tanti, possono essere anche mescolati per creare ulteriori sfumature, oltre ai colori, dicevamo, servono delle bacinelle con dell'acqua. Allora, le bacinelle saranno di diversa dimensione e profondità a secondo dell'oggetto che dovremo decorare. Qui infatti vediamo una bacinella piatta, vediamo una ciotolina più profonda, vediamo un secchio molto più profondo e qui a fianco addirittura ci attende una vasca in cui metteremo a colorare altri oggetti. Gli oggetti da colorare possono essere di tanti materiali: ceramica, vetro, plastica, carta e cartoncino. Allora, a questo punto vediamo come si procede. Barbara, qual è il primo passaggio da compiere? Avrei pensato un cuoricino di polistirolo per far vedere l'utilizzo della vaschetta piccola. Ok, allora, lo sta infilzando? Sì, lo infilziamo per poterlo tenere comodamente. Impugnare, ok, sì. Ok. Iniziamo a scegliere i colori che vogliamo utilizzare, che sono sempre più di un colore naturalmente. Sì, per ottenere l'effetto mano. I colori sono a discrezione della persona che effettua la decorazione e se sono contrastanti è meglio. A questo punto quindi si prendono le bottigliette di colore che sono munite di contagocce e si fanno cadere delle gocce sulla superficie dell'acqua. Abbiamo visto il blu, abbiamo visto il giallo, questo è il rosso. Ripetiamo ancora con altre gocce. Adesso è importantissimo, con un bastoncino si deve muovere, rompere, mescolare questo gruppo di colori. Allora, qui adesso abbiamo creato una galassia di colori e cosa facciamo ora? Immergiamo il nostro cuore di polistirolo e lo estraiamo immediatamente. Eccolo qua, ha catturato i colori che erano sulla superficie dell'acqua e si è colorato. Ok, questo è il primo lavoro che ora mettiamo ad asciugare. Passiamo ora ad utilizzare il secchio, molto più profondo della nostra ciotolina e anche più ampio di superficie. C'è un limite nel numero di colori da utilizzare? No, anche questo va a discrezione della persona. Ok, quindi iniziamo qua, vediamo cosa succede. Sono poche le gocce che lei fa cadere nell'acqua. Sì, perché facciamo tanti passaggi. Tanti passaggi, ossia più colori? Sì, più volte lo stesso colore. Ah, più volte lo stesso colore. Quindi in teoria questi 4 più 4 colori potevano essere 8 colori diversi. Sì. In questo caso i colori si sono proprio distesi in modo concentrico, formando tanti cerchi. Ecco, adesso. Adesso tagliamo il disegno creandogli una forma. Anche questo può essere. E questo, anche questa a discrezione, può essere così un po' caotico oppure più geometrico come era all'inizio. Ok. Ora prendiamo l'oggetto, che in questo caso abbiamo un vaso di ceramica. Sì, ok. Lo immergiamo. Sì. Deve essere un'immersione lenta oppure veloce? Sì, lenta. Lenta. Scendiamo fin dove vogliamo che venga decorato. Adesso lei ha impugnato uno spatolino. Sì,
Sì, Questo spatolino è per togliere il colore che c'è attorno al motivo, all'oggetto, perché così, eccolo, ecco, si è estratto tutto disegnato, un bellissimo disegno tra l'altro a fiamme, e con la spatolina lei ha impedito che sollevandosi l'oggetto si portasse tutto il colore con sé. Sì. Ok, molto carino questo risultato. Adesso lo mettiamo ad asciugare capovolto, perché il colore ovviamente si è posato anche sul fondo. Finora abbiamo lavorato sempre su basi chiare, addirittura bianche, ma non è indispensabile che la base sia chiara, si può benissimo lavorare, decorare anche degli oggetti con un fondo già colorato. Per esempio possiamo provare a decorare, a marmorizzare questa ciotola di terracotta smaltata. Puliamola con dell'alcol. È importante pulire gli oggetti con dell'alcol perché le superfici da decorare devono sempre essere perfettamente sgrassate. Se c'è un residuo di grasso, anche molto leggero, il colore non aderirà. Per questo è bene utilizzare, come questa volta sta facendo Barbara, anche dei guanti, perché anche le mani possono trasmettere del grasso. Ok, quindi abbiamo pulito la nostra ciotola e ora prendiamo dei colori e versiamoli nel secchio. Abbiamo scelto del viola, del giallo e del verde. Questi sono colori che Barbara ha pensato possano andare bene sulla ciotola marrone. Il colore di fondo infatti influirà sul risultato finale della nostra decorazione. Come per tutte le altre lavorazioni, Barbara sta lasciando cadere le gocce che via via si depositano sulla superficie dell'acqua e si allargano a cerchi concentrici. Come abbiamo detto all'inizio, è meglio lavorare velocemente per evitare che questi colori si solidifichino in una specie di crosta che quando diventa troppo dura può provocare macchie e irregolarità. Ecco, Barbara sta muovendo il nostro colore, gli sta dando una libera forma e adesso introduciamo la ciotola. Facciamola scendere delicatamente, ecco, e voilà, questo è il risultato. Devo dire che lo ritengo molto gradevole, anzi personalmente io preferisco questo tipo di decorazioni se ho oggetti dalla base già colorata più o meno scura, perché in questo modo i colori si smorzano, diventano più eleganti e anche e decisamente più affascinanti. Però i risultati non saranno facili da prevedere. Vediamo infatti per esempio questa ciotolina. La ciotolina, come ci fa vedere Barbara, è rossa. Noi l'abbiamo trattata e questo è il risultato. Il risultato è scuro ma ugualmente affascinante, però non sempre può piacere. E accanto vediamo altri esempi di decori su fondo colorate. Cominciamo con questa ciotola da pasto giapponese che abbiamo dipinto prima in oro e poi abbiamo decorato con rosso e nero. Questo contenitore di metallo era nero, abbiamo decorato con argento e bianco, grigio invece il dosatore e bianco e nero i colori aggiunti. Questo vasetto era di base arancione e noi abbiamo aggiunto magenta, verde chiaro e viola. La bottiglia di vetro all'interno era dipinta di turchese e noi abbiamo sovrapposto magenta, verde chiaro, viola e nero. Per il sasso abbiamo usato rosso, viola, verde e bianco.
sulla bottiglia dipinta come base con argento tipo specchio, siamo intervenuti con il viola, l'azzurro, il turchese e il blu. Ora due vasetti di quelle da piantine da vivaio. Questo in origine era nero, è stato dipinto prima come base in bianco e poi siamo intervenuti con l'arancio, il giallo, il nero e abbiamo combinato verde e rosso per ottenere una specie di marrone. Come vedete ce n'è una parte più intensa e una parte meno perché in questa seconda versione abbiamo diluito maggiormente i colori. Per diluirli se ne mette meno e si lascia che si spandano di più sulla superficie dell'acqua. L'altro vasetto era marrone, così è rimasto e abbiamo lavorato con il verde, il giallo, il viola e il bianco. Adesso ecco la seconda ciotolina di vetro lucido rossa, quella che avevamo appena visto ancora intonsa. L'abbiamo decorata e abbiamo ottenuto un risultato simile al precedente, ma addirittura più gradevole. E l'abbiamo lavorata con il giallo, l'arancio, il nero e il viola. Passiamo ora alla vaschetta rettangolare che utilizzeremo per decorare un foglio di carta. Si procede come negli altri casi, qualche goccia del primo colore, secondo, terzo, quarto e via con la ripetizione. Ok, a questo punto prendiamo il bastoncino e tagliamo. Ok, abbiamo creato un fiore, questa volta ci fermiamo qua. Prendiamo il foglio di carta, lo appoggiamo, lo facciamo aderire senza premere troppo e poi lo estraiamo. Allora, eccolo qua il nostro fiore. Questo è il nostro foglio decorato e marmorizzato e poiché abbiamo tagliato i colori proprio in un modo regolare, più che una marmorizzazione, qui abbiamo proprio un vero disegno, un fiore. Ok, adesso passiamo a vedere come utilizzare invece la vascona. Allora, abbiamo scelto questa vasca grande perché ovviamente vogliamo colorare un oggetto grande, che in questo caso è l'antina di un comodino. Allora, sul fondo di questa vasca il liquido è spesso pochissimi centimetri e ora cominciamo a far cadere le gocce di colore. Questa volta abbiamo usato più di 4 colori, anche qui si stanno aprendo in modo concentrico e ora che tutti i nostri colori sono giù, lavoriamo con il bastoncino di legno. Il bastoncino deve essere per forza di legno, può essere anche di altri materiali. Anche di altri materiali. Basta proprio qualche cosa con cui interrompere, rompere, mescolare, muovere i colori. Ok, abbiamo ottenuto questo disegno. Adesso questa è l'antina del nostro comodino e Barbara la va a immergere. È stata immersa completamente e viene estratta
Eccola, questo è il risultato. Eravate in due a lavorare su quest'antina per un motivo. Sì, perché bisogna far passare pochissimo tempo tra versare un tipo di colore e l'altro, altrimenti si solidifica troppo presto, crea una specie di crosticina in superficie E e vengono delle sì. macchie. Quindi diciamo che la velocità è proprio un elemento fondamentale e di conseguenza dal momento in cui si versano le gocce a quando si estrae l'oggetto deve essere tutto tutto molto rapido. Va bene. Allora, a questo punto l'unica cosa che ancora non abbiamo detto, perché i nostri contenitori sono tutti rivestiti con un foglio di plastica, c'è qualche motivo specifico? Eh sì, per evitare che il contenitore stesso si rovini e si sporchi, così la volta successiva è pulito e può servire Ok, per. quindi si toglie carta e plastica e residui di colori, il contenitore rimane intatto. Perfetto. Ecco qui un po' dei lavori che abbiamo realizzato. Come avete visto, la tecnica è semplice, facile, e veloce, quindi permette di realizzare cose molto gradevoli in pochissimo tempo. Solo un consiglio. Più gli oggetti saranno medio piccoli, più l'intervento è veloce e più l'effetto finale sarà bello e preciso. Buon lavoro!